Ancora una vittima sulla Cilentana. Nel pomeriggio di ieri, infatti, nei pressi dello svincolo di Omignano, due auto si sono scontrate in circostanze ancora in corso di accertamento. Tre le persone coinvolte, due donne, mamma e figlia, a bordo di una prima auto e una terza persona su un Fiat Fiorino. Ad avere la peggio, il conducente del Fiorino, morto sul colpo. Gravi invece le due donne presenti all'interno dell'altra auto, ricoverate entrambe presso l'ospedale di Vallo della Lucania. Sul posto si sono recati i volontari del soccorso e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso.